Ai miei 17 anni, quando mio padre aveva smesso quasi del tutto di essere solo un ragazzo, ci trovammo senza casa più e ci unimmo ad altre famiglie senza casa più per andare ad occupare le case che non avevamo più ed erano uffici dismessi e scuole abbandonate che diventavano casa per noi, casa con noi. Nel frattempo dalla presa allo sgombero, nel frattempo da una presa di nuovo ad un altro sgombero. Ai miei 17 anni e poi ai miei 18 abbiamo dormito così, per terra, due sacchi a pelo a testa e vestiti per intero, con felpe e giacconi in inverno come fra i ghiacci e alla porco Dio, mezzi nudi e in lotta con le zanzare in estate come in campeggio, abitando stanzoni enormi come fossero casa, abitando sgomberi notturni come fossero casa, abitando abbandoni come fossero casa, abitando la città come fosse casa, abitando la casa che c'è ogni volta, si dorma un sonno fatto come in un addome di casa. E se sei in tanti ad avere una casa come fosse casa, in tanti diventi allora un problema, lo diventi per la città, lo diventi per la regione, a volte addirittura per l'intera nazione, quando disturbi la serenità dei palazzi, quando mandi mistero alla notte dei negozi, se qualcuno ti dice che sei un problema, se qualcun altro che ha letto qualcosa dice questione sociale parlando di te, se sei in tanti ti fa comodo, li pigli per il culo, fai che sei povero, sei un problema, una questione sociale, e se diventi un povero ti fai dare qualcosa, ma devi essere che sei povero. Altrimenti un cazzo, ti danno qualcosa se fai che sei povero, come vogliono che tu sia e sappia. Se fai che sei una questione sociale e se sei da solo o se sei in tanti, a te importa soltanto di avere sopra la testa qualcosa che ti tenga al riparo e intorno a questo qualcosa almeno tre pareti che ti tengano caldo l'inverno e fresco d'estate. A te importa questo. Non di essere una questione. Una loro questione. Le questioni le fai tu. Ma se ti ci fanno diventare, allora impari che diventandoci ti arriva qualcosa, magari un contenitore, magari un residence, comunque qualcosa, che era poi più o meno quello che volevi tu. Li pigli per il culo, diventi problema, gli fai venire problemi e diventi sociale dal momento in cui si chiedono come e cosa dover fare. Diventi questione nel momento in cui il tuo dossier rimbalza sulle scrivanie delle questure. Diventi emergenza e qualcosa di danno, qualcosa che è poco ma meglio del niente, meglio dello sgombero alle 3 di notte, meglio di un ponte, di due sacchi a pelo, meglio di uno stanzone tundra a dicembre. Quando la mia famiglia divenne un'emergenza abitativa, mio padre stava perdendo il ragazzo che era stato. Forse perché diventando quello che sembri povero, quello che ti danno qualcosa solo se prima te lo prendi e poi fai che sei povero, se prima te lo tolgono e poi fanno che ti danno, magari un po' di merda profumata, ma che è meglio della merda che puzza di merda. Ai miei 19 anni, quando mia sorella aveva già lasciato la scuola e iniziato da un anno a lavorare in un bar, quando mia madre le pulizie e mio padre i traslochi, arrivò la merda profumata. Quella concessa, un ex asilo a serpentara senza finestre e con un soffitto come un Pollock di sangue disegnato dal tossico che ci aveva abitato prima. Ora non voglio farla troppo lunga, ma dopo un paio di anni di quel profumo lì, un giorno, mentre eravamo tutti a cena, entrò la notizia in forma di signora che nella mattinata un tizio dell'occupazione aveva sputato la schiena di mia madre. Forse la notizia in forma di signora neppure finì di entrare, neppure finì di dirsi che io ero già in piedi, già verso la porta di casa, già verso la porta di casa del tizio, già dentro la casa del tizio, già dentro la faccia del tizio. Ora non voglio farla troppo lunga, ma voglio dire di quando mio padre entrò anche lui nella casa del tizio, di quando mi trovò seduto sulla pancia del tizio, con i pugni a mestolare la minestra somatica del tizio, di quando vide la moglie del tizio prendermi la testa a scopate, di quando le ruppe il polso con la mazza da baseball che aveva usato per spaccare
le finestre che il tizio aveva nella sua casa di come gli fosse casa, mentre io ero già dentro, la faccia del tizio a 20 secondi dietro di me. E questo ho da dire, che dopo aver rotto quel polso, mio padre mi sollevò dalla pancia del tizio e mi disse con lo sguardo che avrebbe avuto Platone: ora basta. Mi sollevò e con le sue scarpe antinfortunio, prima di andarsene via, con un calcio spaccò le costole del tizio. Noi tornammo nella nostra casa di come fosse casa e continuammo a cenare. Ora non voglio farla troppo lunga, ma dopo cena non si andò a dormire perché vennero di gran lena tutti i compagni del coordinamento, tutti i politici del coordinamento. Vennero ad allestire un processo politico ad un fatto che di politico non aveva nulla, se non che il tizio fosse un mezzo politico del coordinamento. Arrivarono i compagni, dissero a mio padre: vieni con noi. Io dissi: vengo anch'io. Arrivarono sicuri di essere compagni, sicuri di essere in tanti, e io dico impauriti, e infatti erano in tanti. E durante il processo l'unica cosa che seppero dire era che eravamo fascisti urlando. E ce lo dissero tante volte, urlando, che eravamo fascisti in continuazione, urlando, come per convincersi di non avere paura, urlando, rabbiosi come cagnolini, tutti urlando, di fronte a me e mio padre, ad abbaiare un latrato di, trasformandosi ai miei occhi in un branco di nuovi tanti nemici. Ora non voglio farla troppo lunga, ma di quella sera, di quel processo, io serbo in cuore due cose, tutte di mio padre. Quella sera mio padre non disse parola, prese il latrare in silenzio, non muovendo la faccia, non muovendo parola, senza neppure una parola di difesa, di giustificazione, senza dire lo sputo del tizio alla schiena di mia madre. E poi anche quella sera lo sguardo di mio padre, né di rabbia, né di sottomissione. Mio padre aveva lo sguardo non della preda, non del furioso, ma di Platone, lo sguardo di chi voi bla 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 quanto vi pare, ma se osate toccare me o uno dei miei, voi siete morti. Queste due cose le serbo in me, le serbo per me da quella sera, le serbo come una casa di se mi fosse casa, dandomi vena dell'idea che ho del mondo. E le ho avute scritte sulla faccia di mio padre quella sera, scritte come si scrivono le gole quando le parole aprono nel petto e nella bocca una voragine, come una frattura in cuore al futuro che mi avrebbe atteso fino al giorno di oggi per continuare nel domani della mia morte. E queste sono le due cose che serbo da sempre e serberò in me per sempre, le due cose che mi ha insegnato mio padre, scrivendole a voragine sulla faccia di quella sera. Primo, non ci si giustifica davanti ad un nemico, che non ci sono parole quando c'è un nemico, non c'è l'indietreggiare delle parole di fronte ad un nemico, ma che l'altezza del tuo sguardo è il primo pugno che il nemico accusa. Secondo, lascia al nemico il suo bla bla bla, il suo sguardo di. Tieni in faccia i muscoli e nello sguardo i nervi di chi non bla bla bla, ma di chi può e vuole che il nemico sappia che il primo a farsi male sarà lui, anche se in 20, anche se in 100, il primo a morire sarà lui.